Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori di Le Fonti TV, benvenuti alla nostra speciale programmazione dedicata alla Federal Reserve. Certamente seguiremo anche la situazione per quanto riguarda le elezioni americane. Intanto partiamo subito con i mercati in forte rialzo, continua l'euforia, l'S&P 500 guadagna il 2,21%, Dow in rialzo di quasi 600 punti, il Nasdaq in rialzo del 2,40%, uno sguardo velocissimo anche al mercato obbligazionario, il decennale americano in rialzo quasi dell'1%, tra l'altro rende lo 0,7%, il biennale lo 0,15%, i 3 mesi lo 0,10%. Uno sguardo velocissimo anche alla chiusura europea, tantissimo ottimismo anche qua in Europa, guardate il FTSE MIB in rialzo quasi del 2% in area 19.731 punti, insieme al DAX anche in rialzo del 2%, 12.568 punti. Io intanto avviso che sono in compagnia di Giacomo Iacomino. Giacomo, buonasera, ben ritrovato. You know what you watch? Beh, ovviamente è un modo per dirvi state con noi che c'è la Fed e ci sono minuti importanti anche per quanto riguarda l'evoluzione degli scrutini, per quanto riguarda appunto le elezioni americane, dove c'è Biden che sembra un passo dalla vittoria, però Trump non si arrende anche se quella giustizia alla quale vorrebbe rivolgersi per effettuare un riconteggio, quantomeno per riuscire a salvarsi in corner e rimanere in Casa Bianca, beh, insomma, non gli sta andando benissimo, però diamo tempo al tempo. Infatti vorrei mostrare ai nostri telespettatori intanto la mappa, ci sono tante cose ecco da dire per quanto riguarda le elezioni. Il giudice Georgia ha respinto l'azione legale di Trump, anche il giudice di Michigan, quindi una situazione estremamente interessante. Intanto guardiamo i swing states perché sono quelli che decideranno come andranno a finire le elezioni. Ricordo a tutti che Biden è letteralmente a soffio, ad un soffio dalla Casa Bianca, a 264 dei voti del collegio elettorale, Trump ne ha soltanto 214. Quindi Trump ha bisogno di almeno Pennsylvania, Georgia, North Carolina e Nevada per vincere le elezioni. Attenzione perché Nevada in questo momento sta dimostrando un vantaggio di quasi un punto percentuale per Joe Biden a 49,4%, Trump invece ne ha 48,5% dei voti. Andiamo a vedere anche la Pennsylvania, 50,3% dei voti, Biden invece ha 48,6% dei voti e Georgia e North Carolina in questo momento sono piuttosto in color rosa, il che indica che molto probabilmente li vincerà lì appunto Donald Trump in leggero vantaggio, in particolar modo in North Carolina, quasi 2 punti percentuali che sono tanti visto il contesto testa a testa. In Georgia invece a 49,5% Trump e 49,2% Biden. Attenzione perché Georgia è anche abbastanza importante. Michigan invece è stata assegnata a Biden con una percentuale ben importante. Quindi non ho capito il ricorso che ha fatto Trump per quanto riguarda lo stato di Michigan, perché ha senso chiedere il ricorso solo se hai una differenza, un margine minore o dell'1%. Invece qua stiamo vedendo che a Michigan appunto Biden ha un vantaggio di 50,6%, invece Trump 47,9%. Infatti, insomma, Giacomo, già si sapeva che sarà un po' incasinato questa stagione elettorale perché per i voti alternativi che sono stati introdotti a causa del Covid, però tu personalmente ti aspettavi che 2 giorni praticamente dopo le elezioni, non abbiamo tuttora il nome del prossimo presidente, però era carina l'apertura della Repubblica. Trump si prepara i ministri, scusate, Biden prepara i ministri, Trump si prepara ai ricorsi. Esatto, no, non mi aspettavo che a 2 giorni dalle elezioni ancora non conoscevamo il nome, anche in virtù del fatto che se vi ricordate quando ci siamo svegliati al mattino sembrava che fosse Trump avanti. Avevo anche una chat di amici fanatici di politica estera, ebbene sì, ci sono anche le chat su WhatsApp di questo genere, che loro dicevano, vabbè, insomma, Trump dai, ha vinto, mettiamoci l'animo in pace. Invece no, perché la chiave è proprio quella la chiave è costituita dai voti via posta. E
C'è da dire questo, cioè Trump perché fa ricorso? Fa ricorso perché lui non vuole accettare i voti via posta arrivati dopo l'Election Day, quindi dopo il 3 novembre. Però, se avessimo un po' più di memoria, il 20 ottobre, quindi praticamente ieri, la Corte Suprema, dove Trump vorrebbe andare come ultima, diciamo così, esatto, risorsa per cercare di averla vinta, aveva già dato torto a Trump, peraltro Corte Suprema con maggioranza di giudici repubblicani. Un giudice repubblicano è andato in quel posto a Trump. Perché? Perché Trump voleva esattamente quello che sta chiedendo adesso, cioè voleva che i voti fossero validi solamente entro il 3 novembre, ma già il 20 ottobre il massimo organo giudiziario ha detto no, si aspettano almeno 3 giorni fin dopo la data, insomma, dell'Election Day, quindi 3 giorni dopo l'Election Day, quindi c'è tempo fino al 6 sostanzialmente, fino a domani, per ottenere, per calcolare i voti, tant'è che quando magari chi segue meno le elezioni si è ritrovato davanti un titolo che dice Pennsylvania, virgola, conteremo tutti i voti, non è che non vogliono contarli tutti, conteremo tutti, cioè anche quelli via posta arrivati dopo il 3 novembre, che è quello che invece non vuole Trump. Ma ripeto, se andiamo indietro di 10 giorni, la Corte Suprema aveva già dato torto a Trump. Assolutamente sì, perciò ero molto sorpresa, ecco, da questa decisione. Non accetta con tanta dignità, devo dire, ecco, i risultati. Effettivamente dobbiamo sottolineare che tutti, almeno i sondaggi, si aspettavano una blue wave, ovvero un'ondata blu. Non c'è stata questa ondata decisamente, anche se la cartina è abbastanza blu, a mio avviso, e ciò che conta sono i voti elettorali. È senz'altro una votazione molto combattuta tra i due candidati, però andiamo a vedere velocemente i tweet di Trump. Tra l'altro questo è stato nuovamente, tra virgolette, segnalato da Twitter, stop the fraud, ovvero fermate la frode, quello che dice Trump. Vediamo anche l'altro che è stato segnalato, si dice Trump ovviamente nuovamente accusa Biden e ecco il sistema dei diversi stati, il sistema elettorale, chiama la votazione nuovamente una frode. La cosa interessante è che lui non ha alcuna prova, questo è che certamente potrebbe, ecco, dar fastidio, perché non c'è una prova reale che il voto sia una frode. Sembra di stare quasi nei paesi dell'est, no? Dove spesso accade questa situazione, cioè bah no, è frode, chi perde chiama la frode, magari anche quello che era accaduto in Venezuela, insomma, quando c'era stato il voto che andava contro il regime di Chavez e i suoi rappresentanti, e a quel punto insomma si parlava di frode prima ancora che finissero i voti. Peraltro vedo che è notizia di 7:15, quindi una mezz'oretta fa, dal Nevada il cancelliere degli elettori di una contea ha detto che spera che la maggior parte delle schede elettorali di quella contea venga elaborata entro sabato e domenica. Secondo me, a meno che non venga fuori uno stato effettivamente quello che manca a Biden per diventare presidente degli Nevada Stati Uniti, basterebbe. Nevada basterebbe, ma qui rischiamo di non sapere chi sarà il nome del prossimo presidente già da domenica, non prima di lunedì prossimo. Questo sarebbe un po' troppo lungo, senz'altro. Allora noi ricordiamo che tra più o meno 5 minuti vedremo il comunicato stampa della Fed, tra l'altro una situazione molto delicata per la Federal Reserve, perché da un punto di vista non abbiamo visto un secondo pacchetto di stimoli fiscali, un secondo pacchetto tanto desiderato dalla Fed. Ricordo a tutti che durante la scorsa conferenza stampa era il tema principale, Powell ha detto più volte che l'America necessita questo pacchetto fiscale. Vi faccio vedere velocemente l'indice del dollaro che crolla in questo momento, cede lo 0,82% in area 92,71 punti. Noi intanto siamo in compagnia di Paolo Nardovino. Buonasera, ben ritrovato Paolo. Buonasera Alexandra. Non ci siamo dimenticati di te, Paolo, insomma, perdonaci per l'attesa. Peraltro mi ricollego con quello che dicevi tu, Alexandra. Dollaro, diciamo, meno forte, questo sapete cosa vuol dire? Vabbè, lo sapete tutti e due, lo diciamo a chi ci segue a casa. L'oro che torna su, 1950 dollari l'oncia, non ci arrivava da diversi mesi, e Bitcoin vicino ai 15.000 dollari, che non è il record raggiunto, non è il massimo storico, ma bisogna tornare indietro al 2018 per trovare valori di questo tipo.
Assolutamente sì, avevo mostrato il Bitcoin in rialzo del 5,64%, incredibile. Paolo Nardovino, Main Trend Analysis. Paolo, che cosa ti aspetti appunto dalla Fed? Perché, come stavo dicendo, in una situazione molto delicata, tra l'altro Wall Street in attesa della Fed, perché la maggior parte degli analisti sanno che di solito è appunto la banca centrale a compensare la mancata liquidità che doveva venire dall'amministrazione Trump, insomma dal Congresso. Sì, la Fed si trova in un ruolo stasera abbastanza delicato, perché nei precedenti meeting aveva chiesto alla classe politica di provvedere con un pacchetto di stimoli. Questo pacchetto di stimoli non è arrivato prima delle elezioni, come il presidente della Fed si sarebbe augurato, e quindi si trova adesso ad essere diciamo, l'unico baluardo al quale il mercato si sta appellando. Dalla reazione che ha avuto il mercato negli ultimi 3 giorni, le attese sono per un intervento importante, o quantomeno un annuncio di un intervento importante che poi farà a dicembre. Quindi si attende il mercato naturalmente la conferma di tassi di riferimento bassi, e nuovi pacchetti di stimoli, magari con riacquisti asset che saranno programmati poi per il 2021. Io penso che comunque la situazione è abbastanza delicata, anche perché il presidente in carica, adesso il presidente della Fed, è stato nominato da Trump, quindi dall'amministrazione precedente, e non ha neanche la sicurezza di essere poi lui a essere confermato come nuovo presidente della Fed, quindi c'è anche questo altro elemento di incertezza. Beh, però c'è da dire che con un presidente Trump, Powell ha meno possibilità di essere riconfermato, per essere sinceri, anzi secondo me Powell già sapeva che col Trump non avrà un secondo mandato. Sì, il suo mandato scade nel febbraio 2022. Mi sembra diciamo, la scadenza naturale del mandato. Quindi Paolo, sostanzialmente, che vinca Biden o che vinca Trump, di sicuro chi perde è Powell, cioè Powell non rimane né con Trump né tantomeno con Biden, questo almeno potrebbero essere le previsioni. C'è comunque da dire che la presidenza della Fed di Powell non è stata una presidenza agevole, perché è stato fin dai primi momenti diciamo, è stato sotto lo schiaffo di Trump. Abbiamo visto nel 2018, alla fine del 2018 c'è stato quella inversione a U della politica monetaria, che era stata proprio diciamo, pretesa dal presidente Trump. Questo prima della pandemia del coronavirus, quindi parliamo di quasi un'era geologica fa. Adesso la situazione è molto delicata, il presidente della Fed ha un ruolo importante in questa fase, perché rappresenta in pratica l'unica certezza che in questo momento ha il mercato, è l'unico che sicuramente ha un ruolo importante. Siamo in una sorprendente attesa della nomina del nuovo presidente, diciamo ormai al secondo giorno, stavo ascoltando quello che dicevate. Anche io penso che si andrà per le lunghe, e ho il sospetto che Trump non abbandoni il campo così facilmente, quindi molto probabilmente, ho letto l'ultimo tweet che ha letto anche Alexandra, molto probabilmente andrà a fare ricorsi continui e si appellerà fino a che è possibile, fino alla Corte Suprema. Quindi andremo incontro ad una fase abbastanza delicata della politica, che però attualmente il mercato non sta scontando. Esatto, ti ha colpito, ti ha sorpreso questa euforia quasi immotivata da parte dei mercati, insomma corrono, e come se corrono, allora, sia in Europa, sia in Asia, sia negli Stati Uniti. La mia esperienza mi dice che non è mai immotivata il movimento del mercato. Mi ha sorpreso molto, probabilmente ci sono delle cose che noi non sappiamo, in questo momento non riusciamo a valutare. Ascoltando altri analisti si è dato molta importanza al fatto che il Senato sia in mano repubblicana, e questo
in pratica impedisce al Partito Democratico di incrementare la tassazione sui big del Nasdaq. Quindi questa cosa avrebbe fatto salire il mercato, soprattutto i titoli tecnologici. Però c'è da dire una cosa importante che io ho fatto anche notare ai miei clienti, Ti che negli interrompo ultimi. Paolo, questa cosa importante la dici assolutamente, però mi sa che è uscito il Sì, è uscito il comunicato. comunicato stampa proprio a pochi secondi fa, e la Fed mantiene i tassi di interesse invariati e afferma che l'economia è tuttora ben sotto i livelli pre-pandemici. Adesso vado a vedere nel dettaglio, voi continuate la conversazione un Ti diamo attimo. il tempo esatto di leggere il comunicato. Paolo, ti ho interrotto proprio sul, diciamo, sul più Allora, bello. Vai. dicevo che c'è stato un incremento forte del Nasdaq di tutto il mercato tecnologico, però c'è stato anche chi ha approfittato di questo incremento, e mi riferisco a Jeff Bezos, che ha venduto tra il 2 e il 3 novembre, quindi in queste due sedute, ha venduto circa 3 miliardi di controvalore di azioni Amazon. Cioè è un insider importante che ha continuato a vendere, perché quest'anno già aveva fatto delle vendite importanti nei due precedenti picchi del mercato, quindi a febbraio e a ottobre. Aveva venduto già delle azioni, portando la vendita totale di tutte le azioni di Amazon che ha fatto Bezos al di sopra dei 10 miliardi di dollari. Quindi, se un insider come Bezos a questi prezzi si alleggerisce delle azioni Amazon, qualche campanello d'allarme, insomma, deve anche scattare. Poi c'è un'altra cosa da dire, che con il rialzo di ieri, ora oggi sarà ancora maggiore questa cosa, questo gap, si è aperto il record, il gap tra l'andamento del mercato e il GDP, il prodotto interno lordo americano. Siamo al record di sempre. Questo è un indicatore che io ho messo anche sui miei profili social. Chi vuole guardare il grafico lo può trovare la mia bacheca su Facebook. È un indicatore molto importante perché siamo a livelli record mai avuti neanche sui vecchi massimi di mercato. Quindi siamo in una situazione obiettivamente sorprendente dal punto di vista del rialzo del mercato azionario. Vediamo quanto questa cosa ha anticipato l'azione del presidente della Fed o quanto sia soltanto un segnale dovuto alle speranze di un piano di Sì. stimoli importante. Allora, intanto la Fed si impegnerà ad utilizzare la sua gamma completa di strumenti per sostenere l'economia degli Stati Uniti in questo momento particolarmente difficile, dice il comunicato stampa, promuovendo così la massima occupazione e soprattutto gli obiettivi di stabilità dei prezzi. Certamente afferma la Fed che la pandemia Covid-19 sta causando enormi difficoltà umane e economiche. Senz'altro i livelli ovviamente dei tassi di interesse rimarranno ai livelli presenti per il tempo necessario della Fed. Non ci sono, ecco, delle novità particolarmente importanti. Andiamo a vedere velocemente anche la reazione, in particolar modo del dollaro, che continua a cedere meno 0,85%. A Però Paolo, sì. c'è da dire che se si va sul grafico minuto per minuto, siamo ai minimi delle ultime 2 ore. Dalle 18 non siamo mai arrivati così in basso. Continuiamo a essere, come hai detto tu giustamente, Alexandra, su valori abbastanza vicini a quelli di giornata. Però, insomma, c'è stata una piccola accelerazione al ribasso, meno 0,86%, e vedo che continua a scendere. Adesso siamo a 92,67, valori che appunto erano stati raggiunti poco dopo la chiusura delle borse europee, quindi insomma c'è una piccola reazione al ribasso del mercato e ovviamente l'euro dollaro torna su a 1,18 e 16, anche qui insomma siamo ai massimi da più o meno dalla chiusura delle borse europee. Ecco, Paolo, ultimissima domanda. Sei sorpreso dalla decisione della Fed di non fare niente questa volta, o è tutto sommato abbastanza logico aspettare a vedere chi sarà il prossimo presidente?
No, non sono sorpreso, mi sarei comunque atteso magari nella conference call lo dirà, magari di programmare per la prossima riunione, quella di dicembre, quando dovrebbe essere più chiara anche la questione politica, per attivare poi i nuovi piani di stimoli e diciamo, le nuove azioni della Banca Centrale. Volevo soltanto segnalare che l'oro è stato l'unico asset che ha superato adesso i massimi di ottobre. Il mercato azionario ancora non ha superato né lo Standard & Poor's e neanche il Nasdaq si è portato al di sopra dei massimi di ottobre, mentre l'oro ha avuto una performance importante e questo è anche un altro campanello d'allarme, a mio avviso. Il gold che si porta nuovamente ben al di sopra dei 1900 punti, sta quasi a 1950, è un segnale da non trascurare per le prossime sedute. Grazie a Paolo Nardovino, Main Trend Analysis, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento. Grazie a voi, un caro saluto a tutti. Allora, prima di andare a collegarci con il nostro prossimo ospite, Giacomo, ti chiedo, tu sei, ecco, sorpreso dal movimento dell'oro oggi, che è in forte rialzo, che tra l'altro è sorprendente perché è in rialzo insieme ai mercati azionari, che oggi io sinceramente non comprendo perfettamente a che cosa sia dovuto l'ottimismo che abbiamo visto anche per quanto concerne il nostro indice, il FTSE MIB, che ha chiuso insieme al DAX in rialzo quasi del 2%, praticamente. La Francia, la Germania, oggi l'Inghilterra, insomma la Gran Bretagna, ma anche l'Italia è quasi in lockdown, anche se in Italia è un lockdown un po' più mirato, ecco se possiamo chiamarlo così. Lockdown più mirato, Gran Bretagna in lockdown da ieri, Gran Bretagna peraltro con la Bank of England protagonista già questa mattina che ha aumentato il quantitative easing Eh sì. di diverse centinaia di milioni di sterline sulle obbligazioni. Mi chiedevi dell'oro, ma secondo me è molto correlato, cioè l'azionario che sale e l'oro che ricomincia a salire. Evidentemente c'è voglia di rischio, ma c'è anche voglia di proteggersi con un oro che in effetti Paolo è stato bravo perché ha notato il movimento di oggi che effettivamente porta il metallo giallo finalmente per chi insomma magari investe in oro e magari ha ancora qualcosa nel portafoglio a livello di oro, insomma a 1945 dollari l'oncia, massimo dal 21 settembre, quindi i massimi di ottobre e anche delle ultime 2 settimane di settembre. C'è l'argento che è ancora più volatile, vicino al 5% sopra i 25 dollari l'oncia, e tu dici come mai questo rialzo? Perché probabilmente non ci si vuole fidare, scusate, al 100% della situazione risk-on di questi mercati che forse stanno correndo effettivamente troppo. Ecco, noi siamo in compagnia di Saverio Berlinzani, SafeForex. Buonasera, ben ritrovato, Saverio. Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori. Ciao Saverio. Ciao Giacomo, buonasera. Saverio, vorrei partire assolutamente con questo ottimismo che vediamo sui mercati. La Fed intanto ha mantenuto i tassi invariati, ovviamente il target di inflazione rimane vicino al 2 e un po' sopra il 2% se necessario e i tassi rimarranno invariati per il tempo necessario finché ovviamente si riprende l'economia. Intanto la Fed ha sottolineato che l'economia è tuttora a livelli ben sotto rispetto a quelli pre-pandemici. A che cosa è dovuto questo ottimismo? Secondo te i mercati tifano effettivamente Biden? Ma all'inizio, quando c'è stata la prima tornata, diciamo, durante la notte delle elezioni americane, Biden era decisamente in testa, il mercato ha comprato euro, ha venduto dollari, ha comprato azionario, il gold saliva anche se non troppo. Successivamente nella notte c'era stato il recupero di Trump e durante il recupero si è visto il movimento contrario, ovviamente. Poi improvvisamente il mercato si è fermato. Adesso tutti parlano di risk on, di grande euforia dei mercati. Io la vedo leggermente in modo differente. Credo che questo movimento sia dettato dal fatto che il mercato ha percepito chiaramente che non ci sarà nessun vincitore, nel senso che il vincitore non avrà probabilmente la maggioranza o al Senato o alla Camera e non potrà fare tutto quello che ha promesso in campagna elettorale. E la vittoria di Biden avrebbe significato un aumento della pressione fiscale immediato.
E questo non potrà avvenire perché evidentemente se la vittoria sarà risicata o addirittura si andrà alla Corte Suprema per vie legali per contare i voti postali, allora molto probabilmente questo programma verrà ritardato ulteriormente e ho la sensazione che gli investitori abbiano comprato per questa ragione e non tanto per un'euforia generalizzata sul mercato. E dico questo perché sul mercato dei cambi mi sarei aspettato per esempio una salita dell'euro-yen. Inappetito al rischio. E invece ho visto salire l'euro-dollaro, ma ho visto scendere in maniera importante il dollaro-yen, come se fosse una situazione invece totalmente differente, cioè come se vivessimo un momento di, sì, diciamo, pseudo-euforia sui mercati azionari, seguito da grosse coperture sul gold. Ricordiamoci che il gold era salito molto meno prima, ha fatto 50 dollari oggi, e soprattutto mi sarei aspettato invece sul mercato dei cambi una situazione leggermente diversa. Cioè, meno panico sul mercato del vendere dollari e questo mi fa capire che gli investitori stiano in qualche modo prezzando le incertezze e le turbulenze prossime che potremmo, a cui potremmo assistere, che potremmo vedere nel caso in cui Trump dovesse ricorrere alla Corte Suprema. Quindi è un inizio di movimento che è dettato dal risk on. Ma potrebbe diventare e potrebbe ribaltarsi pericolosamente se queste turbulenze dovessero continuare. Ed è per questa ragione che è molto importante ascoltare Powell stasera per capire se continuerà a chiedere gli stimoli fiscali e se parlerà delle elezioni. Quindi l'incertezza relativa al prossimo presidente degli Stati Uniti sta conducendo gli operatori di nuovo su quell'asse, su quella materia prima, su quel bene rifugio che era e che evidentemente è tuttora loro, perché appunto insomma in una situazione in cui magari entro un mese Business Fox ha detto chiaramente qui rischiamo di non conoscere il nome del prossimo presidente nel giro di un mese, ci vorrà oltre un mese per sapere il nome del prossimo presidente degli Stati Uniti e allora questo potrebbe essere un movimento verso appunto il metallo giallo che è sostanzialmente il ragionamento che facevi tu, Saverio. Sì, assolutamente. Io adesso ho avuto questa impressione guardando il tutto dal mio osservatorio, che è un osservatorio parziale, osservo il mercato dei cambi, poi è chiaro che do un'occhiata anche agli indici, ai futures, eccetera, eccetera. Però le correzioni sul mercato dei cambi oggi mi hanno dimostrato che siamo in una fase di vendita di dollaro, di sell-off di dollaro, come se si fossero preoccupati della tenuta del sistema America nel medio e lungo termine. Questo sui cambi. Sull'azionario le ragioni della salita ho cercato di interpretarle un po' da cose che ho letto e ho la sensazione che sia proprio l'aspetto legato al fatto che l'incertezza non porterà immediate ripercussioni sull'aumento della pressione fiscale da parte di Biden, probabile vincitore. E se dovesse vincere Trump, molto probabilmente anche lì non avrebbe probabilmente la maggioranza di prima. Quindi la situazione è incerta per questa ragione e nell'incertezza rimarrà tutto come oggi, quindi la pressione fiscale è quella che è oggi, e questo fa comodo alle aziende che ancora quindi potrebbero avere dei grossi profitti, e per questo gli investitori stanno puntando ancora sull'azionario. Ecco, intanto volevo segnalare ai nostri telespettatori, leggendo il comunicato stampa, che la Fed ha detto che aumenterà le disponibilità e gli acquisti di titoli di Stato e anche titoli garantiti da ipoteca al ritmo attuale, almeno al ritmo attuale per sostenere il buon funzionamento del mercato e contribuire e promuovere certamente le condizioni finanziarie accomodanti. E sostenere il flusso di credito alle famiglie e le imprese. Allora, tu hai menzionato bene il fatto che Trump ha fatto ecco, il ricorso legale, però un giudice della Georgia ha respinto l'azione legale avviata dalla campagna di Donald Trump sui voti e non solo, anche un giudice di Michigan. Non è detto che la Corte Suprema funziona in funzione di Trump. Questo è sicuramente vero, però l'elezione della Barrett qualche settimana fa è sospetta da questo punto di vista, perché evidentemente ha messo la persona giusta nel posto giusto per quello che gli conveniva in questo momento. Così sembra, poi le azioni si possono fare in ogni momento. In ogni caso, la Federal Reserve adesso, che è il nostro tema, continuerà a comprare 120 miliardi di mese, quindi vuol dire sostanzialmente 80 miliardi di treasuries e 40 miliardi di asset. Back security, cioè asset
assicurati da ipoteca sostanzialmente. Però bisogna capire cosa dirà Powell, perché bisogna vedere se parlerà degli stimoli fiscali, perché questo era il tema centrale. Cioè, Sì, Powell sembra che ce aveva ne siamo un chiesto po' a gran dimenticati tutti voce. quanti, no, Saverio? Cioè, oramai tra Fed e elezioni americane, alla fine è quello che aveva chiesto, no, Powell inizialmente, servono questi stimoli e oramai sembra quasi che sia passato in terzo piano. In realtà forse toccherà proprio Powell oggi a rimetterlo, diciamo, a tentare di rimettergli, i riflettori che merita. È assolutamente la parte cruciale, perché ricordiamoci che la Fed ormai di strumenti per poter guidare la politica monetaria, come tutte le altre banche centrali, non ne ha più molti. Può aumentare sicuramente gli acquisti di obbligazioni, ma qual è il problema? Anche se dovesse stimolare l'economia portando i tassi negativi, non è detto che la domanda all'interno degli Stati Uniti aumenti. Non è detto perché? Perché c'è una pandemia grave, c'è una situazione di contagi, c'è una situazione di lockdown che va a inficiare sui consumi. Quindi anche se tu abbassi i tassi e li fai diventare negativi, il rischio è che non ci siano assolutamente ripercussioni positive sui mercati reali. Ecco perché si chiedono stimoli fiscali, ecco perché si arriverà forse addirittura a parlare di helicopter money. Quindi è importante, e per questo l'ha chiesto a gran voce, ma non era stato trovato un accordo in sede preelettorale tra Nancy Pelosi sostanzialmente e Trump. Però uno chiedeva 2 miliardi e mezzo, 2.500 miliardi di dollari di aiuti, di sostegno, di stimoli fiscali, l'altra 1 miliardo e mezzo, 1.500 miliardi, scusate. E la situazione quindi è rimasta in stallo e sarà in stallo ancora per lungo tempo, quindi il problema adesso diventa severo ed è per questo che io vedo un rischio, tra virgolette, e spero che la Fed ci metta una pezza ancora sui mercati, soprattutto di una caduta verticale del dollaro. E questo sarebbe estremamente pericoloso perché potrebbe poi avere delle ripercussioni anche sui mercati azionari, non dimentichiamolo. Una fuga dal dollaro significherebbe poi una fuga anche dall'azionario successivamente. Ecco, volevo leggervi un'altra affermazione molto interessante della FETI. Il percorso dell'economia dipenderà in modo significativo dal corso della pandemia, del virus, ovviamente riferendosi al coronavirus. Sotto questo punto di vista, quanto è preoccupante l'andamento del virus? Perché oggi abbiamo visto casi record, se non sbaglio, più di 100.000 casi, negli Stati Uniti. Io non sono un virologo, quindi non ho certamente la competenza per poter parlare di questo argomento. Quello che posso dire è che i numeri fanno impressione. Scusa Molti Saverio, però dicono credo che che sia un momento storico per la televisione perché per la prima volta qualcuno qui viene chiesto un parere sul virus, qualcuno risponde: io non essendo virologo tendenzialmente non vorrei dare una spiegazione tecnica. Ovviamente lo dico cercando di strappare un sorriso, scusami, ti ho interrotto. No, dicevo, quello che noto è che purtroppo nel nostro paese sentiamo tante campane, magari molto diverse tra di loro. Negli altri paesi parla uno e quell'uno è una persona che ha una certa credibilità e quindi evidentemente tutti lo ascoltano. Da noi si è generata una gran confusione e quindi, non so, le persone, molti hanno paura, molti invece minimizzano. Io non so cosa dire, dico semplicemente che i numeri fanno impressione. Però molti dicono che i contagi potevano essere così, quelli anche a marzo, solo che non si facevano abbastanza tamponi. Io questo leggo delle cose e posso essermi fatto la mia opinione. Quello che impressiona è comunque il fatto che tutti i paesi stanno reagendo allo stesso modo e l'unica arma che sembra esserci alla fine, tranne qualche paese isolato che vuole l'immunità di gregge, è quello di lockdown mirati. Certamente non il lockdown generalizzato, perché a questo punto ormai si è coscienti del fatto che potrebbe crollare il sistema economico. Quindi si cerca di isolare i focolai, si cerca di fare qualcosa. Ripeto, non sono un esperto, però certamente può 100.000 casi al giorno in un paese come gli Stati Uniti. Se Powell dice che la domanda interna non tira, allora evidentemente ha ragione, ha i numeri per poterlo affermare. Noi dobbiamo essere semplicemente seri e cercare di capire quel che succede e poter indirizzare i nostri investimenti in maniera molto cauta, a leve molto basse, in un periodo estremamente difficile. Il 2020 non è ancora terminato. Infatti ti chiedo l'ultimissima domanda, poi ti fa una domanda anche Giacomo, quali sono gli scambi che bisogna osservare in questo contesto di incertezza, soprattutto in questo contesto di altissima volatilità, soprattutto nei mercati valutari? Allora, sul mercato valutario il tema è il dollaro. Quindi, per chi non vuole rischiare troppo, stare lontano dal dollaro, cioè lavorare sui cross, per esempio euro-yen piuttosto che Australia-yen, piuttosto che
Canada Yen piuttosto che sterlina Australia. Ecco, faccio degli esempi, perché sono cambi sicuramente dove non c'è il dollaro, per cui sono meno volatili, anche se risentono evidentemente dell'andamento del dollaro in termini di risk-off. Però certamente sono meno volatili e con una certa prudenza si può lavorare abbastanza tranquillamente su questi rapporti di cambio. Se si vuole andare sul dollaro bisogna fare molta attenzione. Lo stop loss deve essere sempre in macchina perché è pericoloso, o se no gli hedging con correlazioni e dollaro centriche, per cui bisogna già il dollaro col dollaro se il mercato ti va contro. Purtroppo c'è la possibilità di vedere altissima volatilità, e come abbiamo visto a marzo, e non escluderei di vedere un euro dollaro anche a 1,25 piuttosto che a 1,13 nel giro di qualche settimana, a seconda di quello che potrebbe succedere negli Stati Uniti. Quindi teniamoci in mente delle range di oscillazione che potrebbero essere anche intorno al 10-15% nell'arco di un paio di mesi, e questo secondo me è un buon modo per approcciare questo mercato in questo periodo. Tre notizie. Allora, la prima, notizia dalla Pennsylvania, ricerca Edison, 92% del voto calcolato finora, Trump ha il 50,2%, Biden il 48,5% dei voti. Ripeto, ricerca Edison. Seconda notizia, Bitcoin di nuovo sopra i 15.000 dollari, con il dollar index che nel grafico minuto per minuto è ancora, insomma, continua a testare i minimi della chiusura, poco prima della chiusura del mercato europeo. Prima, se vi ricordate, se vi ricordate, appunto, avevano detto che aveva raggiunto i minimi appena dopo la chiusura dell'Europa. Terza, che più che una notizia è una considerazione, forse una provocazione, ma magari non lo è. Ma siamo sicuri che i mercati tifano Biden? Cioè, con Biden tasse, tasse, tasse. Trump, tutto sommato, sta facendo molto per le compagnie aeree, ha fatto molto per le compagnie petrolifere. Biden, non dico che le azzera le compagnie petrolifere, però ci metterà delle tasse in più. Io non sono così troppo sicuro che, insomma, ci sia l'unanimità, ecco, quantomeno da parte dei mercati a favore di Biden. Non so, Saverio, brevemente ti chiedo, che abbiamo i tempi che cominciano a essere a ridosso della banca, della conferenza della Fed, che cosa ne pensi? Sono assolutamente d'accordo, cioè fino adesso, almeno per quelle che sono le promesse in campagna elettorale, dovrebbe essere Trump favorito dei mercati, visto quello che ha fatto per l'azionario negli ultimi anni. Però evidentemente il mercato cerca anche, e il mainstream cercano anche un periodo evidentemente più tranquillo, di meno tensioni, anche se poi se andiamo a vedere nella politica, per esempio in politica estera, Trump è riuscito a mettere d'accordo le due Coree, cioè ha fatto incontrare dopo anni, è riuscito tramite un disimpegno, è vero, il ritiro delle truppe dall'Afghanistan, ha cercato di evitare ulteriori tensioni in Medio Oriente, quindi qualcosa ha fatto. Non so Biden da questo punto di vista quale sarà il suo programma, perché secondo me non si è capito molto bene, però effettivamente in questo momento il mercato sta reagendo così, secondo me, non tanto per Biden, ma quanto per l'incertezza che viene generata, e quindi per uno status quo che potrebbe rimanere così per qualche mese, e quindi gli investitori ancora puntano sulla borsa. Sono sorpreso onestamente, io se facessi l'azionario in questo momento eviterei di comprare, però evidentemente sarei in errore perché il mercato ha sempre ragione, quindi bisogna sempre Mi viene seguirlo. da fare una battuta. Il programma di Biden non si è capito molto bene, probabilmente è per questo che gli Stati Uniti stanno votando a favore di Biden. Detto questo, potrebbe però magari rispondere Alexandra: magari i mercati tifano per Trump, ma allora come mai, quando c'era Trump in vantaggio, i mercati hanno aperto in maniera così, insomma, deboluccia, e adesso che poi Biden è avanti, hanno risposto in maniera così, euforica? Secondo me piace questa possibilità di avere un presidente democratico, un senato repubblicano e una camera, ovvero House of Representatives, abbastanza democratica, però anche con una presenza repubblicana già abbastanza importante. Quindi con un senato repubblicano effettivamente per Biden sarà molto difficile a passare le proprie le proprie politiche, ma in particolar modo quelle che riguardano l'aumento delle tasse. Per quanto riguarda l'aumento delle tasse individuali, io non credo che sia un problema, perché quante persone negli Stati Uniti fanno più di 400 mila dollari? Pochissime, il 2%, ha detto Alan Friedman. Quindi
ovviamente questa è una citazione perché la percentuale magari è tra le due, tra il 2 e il 3%, però comunque pochissime persone, pochissime famiglie fanno più di 400.000 dollari al mese, quindi ecco, non riguarda la maggioranza, questo è che intendo. Allora, noi intanto andiamo in pausa pubblicitaria perché non abbiamo tempo, ringraziamo a Saverio Berlinzani di Safe Forex, grazie e grazie buon proseguimento. A voi, buona serata. Noi ci prendiamo una brevissima pausa pubblicitaria e poi torniamo direttamente in diretta con la conferenza stampa di Jerome Powell.